Siamo all'ingresso della tenuta di Suvignano, sono con accanto Serenella Pallecchi dell'Arci e io ringrazio prima di tutto Arci e Libera per l'accoglienza e per il lavoro che stanno facendo ormai da lungo tempo con i campi della legalità, un lavoro importantissimo rivolto ai più giovani, all'educazione, alla capacità di costruire il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie appunto fin dalla scuola e fin dalla giovane età. Devo anche dire che sono abbastanza sconcertato per il fatto che per la prima volta in 5 anni la Regione Toscana ha negato l'ingresso a un consigliere eletto, a un consigliere in carica, che sarei io. Avevo chiesto la possibilità di poter visitare dopo ciò che è accaduto e per tenere alta l'attenzione e anche per renderlo uno dei punti del nostro lavoro nei prossimi anni, oltre che uno dei punti del nostro programma elettorale. Quindi, ripeto, una visita a un consigliere eletto è diritto che non può essere conculcato. Quindi sono in attesa anche di qualche risposta, perché francamente trovo sconcertante che si debba fare questa breve diretta di fronte all'ingresso e che non si riesca a entrare con una delegazione a vedere che cosa sta accadendo all'interno della tenuta. Però ci tenevo a dire che chi gestisce la tenuta, esattamente come Libra e come Arci, invece ci hanno riservato una accoglienza come la nostra Costituzione prevede e di cui francamente li ringrazio di cuore. Detto questo, è evidente che in un momento come quello che stiamo attraversando è fondamentale essere qua, è fondamentale portare la nostra a chi sta gestendo l'atto su cui si sta indagando e che probabilmente è doloso e quindi è un atto compiuto dalle mafie, mi riferisco ovviamente all'incendio di qualche giorno fa. Sarebbe gravissimo proprio perché fino ad oggi non era mai accaduto che al di fuori delle regioni interessate dalle mafie, come regioni di origine, intendo la Sicilia, la Campania e la Calabria, non era mai successo che avvenisse un classico atto di intimidazione compiuto dalla criminalità organizzata. Se così fosse, e ovviamente ci auguriamo che non lo sia, ma è probabile che invece lo sia, è evidente che non può essere tenuto in secondo piano. Occorre la massima attenzione da parte della società civile organizzata, degli organi di Stato, che sarebbe un fatto gravissimo e l'inizio di una stagione, devo dire, tragica. E lo voglio ribadire ancora una volta, sono tornato su questo tema più volte. In questa fase da Covid-19, quindi crisi prima sanitaria ma poi crisi economica e sociale, è evidente che le mafie e la criminalità organizzata stanno penetrando nel tessuto economico diffuso, nel tessuto anche sano. Hanno una grandissima liquidità, sono in questo momento gli unici ad avere liquidità, ovviamente si tratta di denaro sporco, che viene riciclato acquistando alberghi, acquistando ristoranti, acquistando bar nelle nostre città. Nell'area metropolitana fiorentina i casi sono diventati moltissimi. Si è visto la penetrazione dell'andrangheta nel porto di Livorno. C'è il grande tema dei rifiuti e del business dei rifiuti, dove nuovamente la criminalità organizzata sta investendo. Cioè sono dei fronti che si sono aperti e che in questo momento rischiano di moltiplicarsi proprio a seguito della crisi economica, rispetto ai quali occorre una risposta diversa da quella data fino ad oggi. Allora, la proposta che noi facciamo, che io faccio come candidato presidente, che fa Toscana Sinistra, è quella di istituire una commissione speciale per il contrasto alle mafie, che debba essere al lavoro fin dal primo giorno della prossima legislatura, per riuscire a costruire una rete ampia che non lasci soli la magistratura e le forze dell'ordine, che metta a fianco le forze delle istituzioni da una parte, ma della società civile, delle organizzazioni che per fortuna sono nate e vive nel territorio, non a caso facevo riferimento a Libera e Arci, ma se ne potrebbero citare anche altri. Quindi non basta l'impegno delle forze dell'ordine e della magistratura, serve un impegno maggiore e serve un impegno maggiore anche delle istituzioni, a partire da quelle locali, i comuni, ciò che resta delle province e la Regione Toscana.
questo crediamo che sia un punto fondamentale e dirimente per gli anni che si apriranno, e certamente se sarò presidente della Regione Toscana il tema del contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata sarà in cima al nostro impegno. Io ringrazio Tommaso Fattori per l'invito che come Arci abbiamo accolto, anche perché proprio in questi giorni abbiamo uno dei tre campi della legalità che abbiamo promosso quest'anno, è in corso. In questo momento i ragazzi sono a Firenze, sono andati in visita al centro di documentazione legalità democratica della regione, sono in via dei Giorgofili, cioè hanno fatto il giorno di trasferta e sono ragazzi toscani. Quest'anno abbiamo privilegiato la presenza di ragazzi toscani proprio perché l'Arci è dal 2004 che organizza i campi della legalità, in particolar modo a Corleone e in altre zone d'Italia, e quindi tantissimi ragazzi toscani sono partiti, mentre invece meno appetibile, lo metto tra virgolette, per un ragazzo di 15-16 anni è rimanere in Toscana. Quest'anno noi abbiamo 35 ragazzi e ragazze distribuiti nei tre campi toscani che attraverso il lavoro qui a Sovignano, la conoscenza a Sovignano, gli incontri con i nostri partner, con la CGL, con la COP, con le visite guidate, con i workshop che faranno, in un campo ci sarà Attilio Bolzoni che verrà a fare un workshop a ragazzi, in un altro campo ci sarà il giudice Leonardo Guarnotta che era nel pool antimafia con Falcone, Borsellino e Di Lello a presentare il suo libro, quindi passerà una giornata con i ragazzi, ma lo faranno in Toscana, e questo per noi, per il nostro modo di intendere l'educazione alla legalità democratica, sempre, io ci aggiungo sempre democratica perché il termine legalità spesso è abusato, è un modo per capire e crescere e prendere consapevolezza del fatto che anche la Toscana può essere un territorio non immune. Sovignano è un esempio. Dal 2007, dal giorno in cui arrivò la notizia della confisca definitiva, Regione, Provincia, Comune, Arci e Libera hanno fatto un percorso, io dico straordinario, voglio dire esemplare, perché io sono stata anche a Palermo alla sede di Libera dove mi chiamarono per raccontare questo percorso, che non è un percorso che è stato fatto da confiscati, c'è l'ente locale che poi fa un bando e attraverso la possibilità che la legge dà per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. In questo caso c'è stato proprio una coprogettazione, un percorso responsabile da parte di tutti, a fianco, senza che nessuno sgomitasse sull'altro, ovviamente con la Regione Toscana che ha guidato questi 12 anni lunghi, pieni di scoramenti, ma poi ci siamo arrivati. E ci siamo arrivati con definitiva gestione pubblica di questo bene, e dall'anno scorso c'è anche, noi cerchiamo come Arce e come Libera di rivitalizzarlo e renderlo partecipe attraverso la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze. Ripeto, quest'anno i ragazzi toscani avranno questa opportunità in più di conoscere un bene, di viverlo e soprattutto di capire che cos'è il territorio che ha fatto sì che succedesse quello che è successo, e cioè il successo di Sovignano Bene Comune. Noi abbiamo chiamato il nostro campo Sovignano Bene Comune, questo è il nostro gadget, perché lo è diventato da poco. Aggiungo e chiudo, l'Arci di Siena, prima ancora che fosse assegnata all'ente terre regionali, quindi nel 2014, quando ancora c'era l'amministratore giudiziario, c'era amministratore Seminaro Cappellano, in un podere ha preso un affatto, abbiamo ospitato richiedenti asilo nell'ambito della gestione dei profughi con la prefettura. Quindi si può dire che l'Arci è stato il primo che ha utilizzato Sovignano ancora nel periodo dell'amministrazione giudiziaria a fini sociali, e questo
chiaramente insieme alla parte produttiva, perché ovviamente la parte produttiva è quella che tiene in piedi un'azienda del genere, sarà la scommessa del futuro e la faremo sempre insieme alle istituzioni. Da qua ci allontaneremo a breve, ma cercheremo di vedere che cosa a distanza, che cosa ci riserva appunto la tenuta in questo momento. Ripeto, a distanza, perché non riusciamo noi ad entrare in questo momento. Mi pare che la dizione per cui Sovignano è un bene comune sia i beni che sono appunto confiscati alle mafie, alla criminalità organizzata, sono appunto un bene della collettività e tornano a tutti noi ad usi collettivi, ad usi sociali. È bene capire insieme che queste sono, diciamo, non solo un patrimonio da riutilizzare, ma sono appunto il simbolo del fatto che possiamo vincere sulle mafie, sulla criminalità organizzata, se lo vogliamo, e se il tessuto sociale si costruire un'alternativa. Questi sono i classici simboli di vittorie importanti, collettive, di beni comuni e di un'alternativa che ricostruiamo insieme alle forze migliori della nostra società toscana. Noi siamo con la parte migliore della Toscana, con Sovignano e con i beni comuni.